Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Impariamo i primati con Colombino. Ecco a voi Colombino. Vai Colombino, allora raccontaci un po' quello che sai dei primarchi. Allora, erano i figli dell'imperatore, i primi Space Marine. Scusa, i figli dell'imperatore e di chi? Con chi li ha fatti questi figli? Da solo. Stai dando del segaiolo al nostro imperatore? Minchia se è un segaiolo. Porca miseria. Qui ti assumi la responsabilità di quello che dici, eh? Certo, io sono contro l'imperatore, lo sai. E come li ha generati? Li ha generati dal suo DNA, mi sembra, in qualche modo. Non so come, con delle tecniche... Con le mani comunque, sai? Sì. Erano in 20, sicuramente. Sicuramente, li hai conosciuti tutti tu? No. Sono stati i primi Space Marine, erano un'immagine sovietica. Quindi non erano primati, ma erano Space Marine. Dai primarchi sono stati generati gli Space Marine. Ma noi stiamo parlando dei primarchi, chi si crea Space Marine? Hai ragione, era solo per dare delle informazioni così. Per dimostrare che qualcosa la so anche io ogni tanto, capito? Tu sei qui perché non sai nulla. Erano molto più grandi fisicamente, grossi di una persona normale. Tutti? Sì. Sì. Molto di più. E più grossi di una persona normale, ovviamente gli Space Marine sono più piccoli di una persona normale. No, ma più grossi anche in generale di tutti gli Space Marine. Di tutti gli Space Marine, ok. Magari c'erano quelli più grossi, quelli più piccoli, tipo le Marras era più grosse degli altri. Di chi? Di altri. E quelli più piccoli chi erano? Non lo so adesso, cioè non entriamo nei dettagli. Ok, c'erano alcuni più fisicamente prestanti, altri dotati di altre capacità, insomma. Che capacità avevano? Per esempio Magnus il rosso era un potentissimo psionico che era quasi al pari dell'imperatore come capacità. Anche Sanguinius, che non era un'arancia in questo caso, era anche un fortissimo psionico, mi sembra. Tutti fortissimi psionici? No, questi qui erano i due, e chi non era due che mi ricordo. Chi non era un fortissimo psionico? Mi sembra che Gilliman non fosse un psionico. Non era un psionico, no. No. Non so, chiedo te, io sto imparando con Colombino, quindi faccio le domande per capire. Anche le Marras non mi sembra fosse un opzionico, cioè lui era un guerriero. Cosa fa un opzionico? È capace di manifestare dei poteri psionici. Tipo il conino al cilindro? Sì, tipo. I fulmini dal cilindro. Sempre dal cilindro. Comunque per essere psionico serve un cilindro. Ok. Infatti, cioè, io non capisco perché i modelli del Warhammer 40.000 non abbiano un cilindro. E penso siano per motivi comunque, tipo licenze poetiche, cosa del genere. Quindi, sti primarchi, mi stai dicendo, cosa sono? Erano in 20. Erano in 20. Okay. Perché 20? Ha deciso l'imperatore così, non so. Perché erano 21, perché erano 19. Boh, mi piaceva questo numero. Mi piaceva il numero 20. Cioè, a te che numero piace? A me piace il 7, a lui piaceva il 20. Non ho numeri preferiti. Quindi l'imperatore si sveglia e dice, oggi faccio 20. 20, così. Come si suol dire, ha dato i numeri, no? Perché non ha detto, tipo, fatto 30, facciamo 31. E invece sono... facciamo 19, facciamo 20. Cioè, lui, così, l'imperatore era... Però 20 più 1, che è lui, fa 21, quindi magari... Quindi ha un po' di assonanza. È multiplo di 7, quindi... Ok. Ok. Allora, di due di questi qui non si sa niente, quindi sono 18 già. Già ne abbiamo persi due. E non devo ricordare. E perché non si sa niente? Perché i loro capitoli sono stati distrutti e sono spariti. E come è possibile che non si sa? Cioè, una cosa come distruggere un capitolo, ma poi erano legioni forse. Si chiamavano legioni all'inizio. Poi hanno cambiato nome e sono diventati capitoli. Poi più avanti sono diventati capitoli. Certo. È così. Durante l'eresia probabilmente questi due avranno tradito e sono stati proprio eliminati completamente da tutti gli archivi imperiali. Hanno fatto cose che non dovevano fare, insomma. Che non si sa. Ma parliamo di quelli che sappiamo, perché se non si sa niente non te ne parliamo. Non ti parlo del niente, quindi parlami un po' di quello di cui sono... Allora, Horus sicuramente esisteva. È fin qui. Horus sicuramente è esistito, storicamente ne ha parlato. È pure morto. Quello. Quindi c'era Horus. Sicuro. È fin qui. Gilliman. Rogaldorn. Quindi abbiamo nominato tre primarchi su 18. Sì, per il momento. Per il momento. Però poi ci sono i capitoli, legioni. Sì, le legioni sono diventate poi i capitoli principali, da cui ci sono stati i capitoli successori. Ok. Quelle traditrici hanno mantenuto il nome di legione. Non sono diventati capitoli. Non sono diventati capitoli. No. Sono i realisti, per essere realisti, hanno detto noi capitoliamo. Buono, o facciamo il capitolato. So che hanno cambiato nome, insomma. Okay. Poi erano di più, tra l'altro. Le legioni non erano composte da 1000 individui, erano più di 1000, se non sbaglio. Quanti erano? Più dei Gypsy King? Erano tanti. A un certo punto hanno deciso, no, adesso noi facciamo i capitoli, sono tutti da 1000. Chi ha deciso? L'imperatore probabilmente l'ha deciso, non lo so. Un giorno si è svegliato e ha detto, facciamo i capitoli. Dopo l'eresia ha cambiato questa organizzazione, probabilmente. Giusto. Non lo so.
perché dopo l'eresia effettivamente lui era in grado di dire: beh, ragazzi, qua cambiamo la vita. Non mica tanto. Sì. Perché allora sarà stato qualche primarca che dopo l'eresia, va bene, avete capito quello che voglio dire, eh? Okay. Io no, però. Oppure nel corso del tempo i maestri capitolari, che non è... No, ci sono capitolari. Effettivamente. Però stiamo perdendo la rotta. Eravamo sui primarchi. Primarchi. Definire i primarchi. Abbiamo nominato tre primarchi. Quanti ce ne sono ancora di quelli conosciuti? 15 in teoria, per quanto ne so io. Che sono? Chi? Però non li conosco tutti. Ah, cominciamo. Ah, cioè, le Marras dei lupi siderali. Le Marras, e ok. D'accordo. Va bene. E va bene. Questo è giusto di sicuro, eh? Poi, ce ne sono altri traditori, come quello che ho già nominato, che è Magnus, della Sepe dei Mille. Wulfric del... Dire che... Era Wulfric. Questa non voglio dire. Di Wulfric? Dei figli dell'imperatore. Dei Wulfric dei figli... Ok. Emperor's Children. Ok. Le mani di ferro, sempre lealisti, prima fondazione, non mi ricordo come si chiama. Ti aiuto. Questo forse lo so, io provo ad aiutarti. Mani di ferro. Sì. Dillo come lo direbbe un sardo. Manu... Du ferro. Come parla Yoda? Il nome del maestro del capitolo dei mani di ferro è il mani di ferro detto da Yoda. Ah, ferro de ma... De... Ci stai... Ferrus Manus. Oh, lo sappiamo. Adesso me lo ricordo. Molto bene. Ferrus Manus, sì, l'ho già sentito nominare un po' di volte. Ok. Bene. E poi ci sono le furie bianche che... Proviamoci. Furie bianche... Cosa sai delle furie bianche? Vediamo se riusciamo a venirne fuori. Se ne vanno in giro in moto... Ok. Principalmente, okay? Ok. E sono un po' come gli Unni, sono un po' Vandal, non lo so, un po'. Gli Unni, chi avevano come capo? Genghis Khan. Genghis Khan, cioè, okay. uno dei più okay. famosi. Ok. Se togliamo la parte generale. Non era degli Unni, però vabbè, ok. Sì, era degli Unni. Era quel genere di. Era, non era uno come tanti. Lasciamo perdere la storia reale, per favore, okay. Perché sennò ci perdiamo. Però, Genghis Khan. Okay. Tutti loro però andavano in moto. Allora... Khan. Kiri Khan. Okay. Ok, quindi Khan. Primarca, furie bianche, sappiamo che era un Khan. Khan. No, non era un Khan nel senso dell'animale, Disciplina di arti marziali. Judo, okay. Karate. Con calma. Se tu segui me, non ti buttare troppo, ok. Fatta per rilassarsi anche. Tai Chi. Togli il Chi. Tai. Fa parte del nome. Okay. Tai qualcosa Khan. Khan. Okay. È la parte finale del nome, Tai. Ah, ok. Ok, quindi è Tai Khan. Ti dice niente? Tai Khan. Questo qui proprio mi sa sul cazzo in modo, evidentemente, io non lo so. Per il motivo è il fatto che non te lo ricordi. Cioè, se te lo ricordassi invece era simpatico. Sì. Certo. Come dice di sì un tedesco? Ya. Yeah. La parte iniziale è il nome Yatai Khan. Cioè, manca un pezzettino in mezzo. Yatai Khan. Sei andato da solo fin qui, Ok. Sì, okay. Sì, sì, ok. Uno dei laghi più grandi d'Italia. Lago di Garda. Ok. Togli la parte lago, rimane Garda. Togli tieni le prime due lettere. Yagatai Khan. Bravissimo! Oh, ma chi sei? Le so tutte. Ok, poi andiamo avanti. Che peculiarità ha la salamandra? Le salamandre sputano fuoco di solito. Sputano fuoco? Cioè nella vita reale noi abbiamo salamandre che sputano fuoco? No. Sono lucertole. Però hanno a che fare col fuoco le salamandre. Cioè? Quelle reali? Sì. No. Come no? Che cazzo c'hanno da fare? Ma che peculiarità? Hanno una peculiarità relativa al fuoco. Nella realtà. No. Vabbè, non voglio complicarti le cose. Cosa ti viene in mente, cosa ricordi? Che peculiarità hanno le salamandre, inteso ovviamente gli Space Marine. Forse hanno la pelle nera. Sì. Proprio i Space Marine hanno la pelle nera. Sì, sono gli unici Space Marine con la pelle nera. Esatto. Ok. E loro vivono su sto pianeta dove fanno queste... Come si chiama il pianeta? Ah, quei miti di troppo, non lo so. E cosa fanno su questo pianeta? Quello che fanno tutti gli Space Marine? No. Vanno in giro con le macchine. Secondo me è un pianeta vulcanico, così a occhio. Mi piace questa cosa. E su un pianeta vulcanico, come potrebbe chiamarsi il primarca delle salamandre? A me sembrava anche di ricordare Vulcan, però non sono sicuro. Si chiama Vulcan. Ah, vedi che lo sai. Non lo sapevo.
Però sono insicuro, capisci? Non so. Sei insicuro di sapere? Esatto. Ok, quindi anche le salamandre le abbiamo fatte. Poi,